Allora, premetto col dire che questo video non vuole essere un video di quelli, sapete, no? Con la musichetta triste per fare i big like in cui mi lamento e mi dispero, perché non è mia intenzione, perché sono altre le cose per le quali disperarsi. Nel video di oggi voglio semplicemente spiegarvi un po' come stanno le cose. Allora, nel titolo sarò stato molto eloquente, penso almeno. Infatti avrete sicuramente letto che il titolo recita qualcosa come boh, la Crazy Log è finita, una roba del genere. E no, non è finita perché l'ho persa o roba del genere, è finita perché ho deciso io di interromperla. Ora, ci sono tante motivazioni. Ora, io qua non ho un copione, quindi spero di ricordarmi il tutto, insomma. Comunque, procediamo per punti. Il primo fattore, signori miei, è che la Crazy Lock, dopo due Crazy Lock, comunque si sente davvero tanto, tanto come cosa. È una cosa davvero, davvero pesante portare due Crazy Lock, perché richiede tanto allenamento, perché gli episodi, nonostante, vabbè, comunque siano giochi Pokémon, quindi non è che sia un granché, ma comunque vi mettono in un certo senso sotto stress. E quindi questo è, diciamo, un punto. Ovviamente io avrei continuato se non fossero entrati in campo anche altri fattori che adesso vi andrò a dire. La serie, signori miei, è stata costellata nell'ultimo periodo soprattutto da tantissima, tantissima sfiga. E non intesa mi sono morti i Pokémon, intesa proprio sfiga mia personale. Dovete sapere che gli ultimi due episodi, o meglio, saprete sicuramente che gli ultimi due episodi sono stati registrati senza audio. Ma voi non sapete che sono stati registrati tre volte. Sono stati registrati tre volte perché una volta non aveva registrato praticamente il gioco, una volta aveva registrato solo la facecam, un'altra volta mi è stato bloccato il video per copyright per motivi a me ancora sconosciuti e ho dovuto rifarlo. E quindi si è aggiunto questo, diciamo, fattore di sfiga e di sfortuna che personalmente mi ha proprio fatto salire, diciamo, lo scazzo, ecco, non avevo più voglia di registrare. Mi è anche difficile fare questo video, sinceramente, perché non so esattamente come approcciarmi a questo tipo di situazione. Infatti, spero di aver fatto bene a fare questo video in cui vi dico le cose effettivamente come stanno, perché non mi è mai capitato, personalmente, su YouTube, di perdere una serie perché non riuscivo più a portarla io. Mi spiego meglio, cioè Legend of the Arena è finita perché avevo perso i salvataggi, Snakewood è stata interrotta 300 volte perché una volta non riuscivo ad andare avanti, l'altra volta mi si era rotto il PC, insomma di serie ne ho interrotte ovviamente, e la cosa mi dispiace di certo, ma che io non riuscissi più psicologicamente a portare una serie non mi era mai successo. Detto ciò, sono poi anche consapevole del fatto che molto spesso queste situazioni nelle quali uno youtuber smette di portare una serie sono dovute a un fattore di visual. Mi potreste dire, lo fai perché le visual sono poche. No, signori miei, se guardate i numeri della Crazy Lock di quest'anno, cioè scusatemi, se guardate i numeri della Crazy Lock a Nero 2 rispetto a quella di Nero sono molto più alti perché ovviamente sono cresciuto io, perché comunque sono più alti, faccio ma minimo penso che di solito 1000 visual all'episodio dopo 3 giorni le raggiungo, quindi il motivo non è di certo per visual, penso che voi mi conosciate perché non ho mai portato un contenuto solo perché fa visual, né tantomeno ho abbandonato certi contenuti perché fanno poche visual. L'esempio lampante sono le poche pasta che di visual ne fanno praticamente pochissime, perché ovviamente come argomento non è, fra virgolette, commerciale come lo potrebbe essere un video su Pokémon Sole e Luna. Stesso discorso per Pokémon Go, quando faceva i trilioni di visual io non l'ho portato perché obiettivamente mi faceva schifo. Quindi no, il problema non è legato alle visual, è proprio legato a un fattore di io questa serie non riesco più a portarla. Sarà che ho rifatto unima due volte, quindi sono un po' stufo, mi sono annoiato per tutta la sfortuna che mi si è riversata addosso per i problemi di registrazione, i problemi di copyright, qualsiasi cosa. Ma signori miei, veramente, io la Crazy Lock non riesco più a portarla. Tra l'altro, nel perdere una registrazione,
ossia quella della battaglia con Gekis, avevo fatto anche un save state, quindi ho perso pure dei salvataggi che, vabbè, li avrei potuti recuperare facendo altro grinding, recuperando dagli episodi di prima, però avrei dovuto recuperare due episodi e un grinding di un bordello di Pokémon. E lì, signori miei, proprio il crollo, proprio psicologicamente, della voglia. E mi sono detto qua piuttosto che piuttosto che non portare più serie e rimanere senza video. B, scazzarmi, perché è così, io sono scazzato in questo momento per la Crazy Lock, perché cioè non mi passerebbe per l'anticamera del cervello di andare a registrarla. Piuttosto la finisco. A me dispiace perché tra l'altro so che molti si sono iscritti perché hanno visto il primo episodio che è andato benissimo. Molti si sono iscritti proprio per questa serie perché l'ho sempre detto, è sempre stata un'idea innovativa, un'idea mia che non si era mai vista. Adesso, vabbè, in realtà gli americani l'hanno rifatta identica con un altro nome. Ovviamente non è che mi hanno copiato, le idee ce le abbiamo tutti. Però la challenge, mi considero io l'inventore della challenge, giustamente. E tra l'altro ho riscontrato di non essere l'unico che dopo due Crazy Lock non se la sente più. Sono stato in questo senso un po' ucciso dalla mia stessa creazione, ecco. E quindi nulla, ragazzi, queste sono sostanzialmente le mie motivazioni. Io spero che, non che apprezziate perché non dovreste apprezzarlo, quanto comprendere la mia situazione. Diciamo che in un certo senso lo faccio sia per me, per tornare a registrare. Comunque, PS, uscirà brevissimo, anzi penso che dopo questo video andrò a registrare da subito la nuova serie che ho già preparato, che è un'altra challenge particolare inventata da un altro YouTuber che non sono io, ovviamente, italiano, e che ovviamente poi vi presenterò, vi citerò all'inizio della serie. E dicevo, per tornare appunto a registrare gameplay senza dovermi incazzare, perché voi potreste dire: ma sì, tu esageri, quando no, no, questo è il bello, cioè io me la prendo sul serio. E sinceramente, passare poi un pomeriggio arrabbiato, forse anche quello, cioè non arrabbiato, ma proprio magari anche senza voce a volte, perché mi succede che mi fa male la gola, insomma. Vabbè, detto ciò, signori miei, il video è stato penso abbastanza chiaro, la Crazy Lock non proseguirà. Non escludo la possibilità che in futuro ce ne saranno altre. Ma di certo non nel prossimo futuro, perché io devo prendere un momento di pausa da questo genere di challenge, perché mi hanno davvero, davvero distrutto. E nulla, io comunque non vi chiedo like, né tantomeno commenti, insomma, certo, nel senso, fateli i commenti se volete dirmi qualcosa, se volete in un certo senso dire cosa ne pensate, anche non lo so, criticare questa mia scelta di fare questo video in cui vi spiego le cose, perché è la prima volta che mi capita una cosa del genere, non sapevo bene come affrontarla, quindi se c'è qualche critica a riguardo, la accetterò, insomma, perché non sono, sono nuovo di queste, diciamo, situazioni, ecco. Vabbè, nulla, detto ciò, preparatevi per la prossima serie che arriverà a breve. Questo video dovrebbe uscire venerdì, quindi sabato e domenica dovrebbero esserci dei video particolari che ho già in mente. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video, signori miei. Ciao!